Dignitario corno di pietra, altrimenti detto Stonehorn Dignitary. Una carta particolare per molti motivi. Ovviamente non abbiamo la lore di questa carta in quanto non è una carta leggendaria e quindi, come sempre, non la possiamo spiegare da quel punto di vista. Entra, c'è un delayed trigger, quindi secondo il ruling è molto particolare perché appunto questa carta quando entra crea un trigger successivo alla sua entrata e non direttamente alla sua entrata. Chiaramente viene fermata da effetti tipo Torpor Orb. Beh, però rimane che alla sua entrata il trigger succederà nel turno dell'avversario che salterà la sua fase di attacco. Fondamentalmente, quando fate dignitario, dignitario vi protegge per un turno dalla fase di attacco dell'avversario. Ma per un turno, chi vede i miei video lo sa, la verità è che questa carta, per come è scritta, fa saltare all'avversario ogni fase d'attacco tutte le volte che voi riuscite a bouncerarlo, effimerarlo, ghost flickerarlo e così via. E quindi il dignitario è un'arma davvero molto particolare per quei mazzi che vogliono bloccare la partita e non si vogliono più fare attaccare. Tant'è che la sua storia competitiva è che si è giocato in un periodo del Modern molto vecchio in Birthing Pod, perché si poteva per esempio giocare contro Amulet Titan, facevi quella, lui non attaccava più, non c'era Dryad of the Elysian Grove, la partita era praticamente finita perché tu poi riuscivi a copiarlo, bouncerarlo, Restoration Angelarlo e così via. Chiaramente Dignitario trova la sua casa in Pauper perché è una comune incredibile, nonostante il power level comunque ci sia, poi è una 1-4, non muore da bolt, ha tante qualità, onestamente, ha tante qualità. Trova la sua casa in Pauper dove in UV Familiar ci serve di side, con Marco l'abbiamo usato perché appunto ogni tanto possiamo avere dei matchup brutti contro gli aggro e quindi utilizziamo lui per stoppare questa aggressione. Ma in generale in Pauper si gioca in tantissimi altri mazzi, quindi guardatevi le liste perché è vero. Un'ultima curiosità è molto particolare che questa sia una carta che arriva da un set base, perché questa è una carta di M12, guardate un po', ma è ristampata, non è stata, cioè è stata ristampata magari come in altri come si dice, in altre edizioni. Questo tra l'altro non me lo ricordo neanche, forse effettivamente unica, però è strano che venga da un set base, perché di solito le carte poi fenomenali giocabili non vengono da un set base. Quindi prima di cominciare chiaramente il video, questa è la storia di Stonehorn Dignitary, mettete un bel like sulla fiducia al video perché siamo all'ultima puntata di questa Lega Pauper che sto giocando con Marco De Giorgi, che è qui con me. Eccolo Marco, ciao. Buonasera a tutti, anzi buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buon tutto, insomma. Bravo, bravo, hai imparato che potrebbe essere sera, giorno, chi lo sa. Allora, con Marco siamo arrivati per la League, lo sapete, a due sconfitte e una vittoria. Adesso dobbiamo fare assolutamente due vittorie. E però vi ringrazio chiaramente per tutti i commenti che ci sono stati. Volevo assolutamente scusarmi per aver letto male e aver tra l'altro tratto anche in inganno il povero Marco, che è super esperto di Pauper, ma non mi ha voluto correggere, probabilmente per la, non lo so, insomma, emozione, posso dirla questa cosa? Sì, cioè, sì, esatto, di Prohibit. Quindi mi scuso per aver letto male la carta. Io vi giuro, però, ragazzi, ero convinto, straconvinto. Tra l'altro secondo me era anche più figa, funzionava molto meglio se c'aveva comunque un mana cost che diciamo saltava, quindi il 3 a me piaceva come design. Se la disegnassi io quella Prohibit la disegnerei così, ecco, prendetevi questo come notizia, ok? Detto questo, UV Familiar continua a spingere, questo è l'ultimo video Pauper del sicuramente dell'anno solare 2021, poi andremo in vacanza. Marco, tu che farai? Viaggi per vacanza? Fai qualcosa? No, resto qui a casa, no? Si resta a casa e insomma passiamo il Natale in famiglia. Giusto così, assolutamente. Allora, per chiunque volesse giocare Pauper, io vi ricordo che ho un ottimo codice sconto che è Akira, che tra l'altro tra poco cambierà, ve lo dico prima, e è un codice sconto per Mana Traders. Mana Traders è un servizio che permette di affittare le carte su MTGO che hanno un costo. Mi segue ovviamente lo sa, perché io sono l'ambassador, oh mio Dio che parola, più non lo so, incredibile di MTGO, visto che gli faccio una pubblicità assurda. Però dicevo, è appunto un luogo dove si può simulare una partita di Magic, si può simulare anche la vittoria della stessa partita, ma Mana Traders vi aiuta a non spendere poi
troppi soldi all'interno di questa hobby con degli abbonamenti. E se utilizzate il fantastico codice Akira _YXS, questa devo cambiare questa grafica, la cambierò chiaramente, avrete 15% di sconto sui primi 3 mesi dell'abbonamento. Marco, eccoci tornati, la mia pubblicità a ManaTraders, l'ho fatto, tu usi ManaTraders? Io no. Uso ManaTraders, sì, sì. Già da un po' di tempo, per, cioè, insomma, in Power ti permette di giocare... Usa il mio codice, scusa, eh? Sì, sì, ne approfitterò assolutamente. No, vabbè, però era per dire che comunque, insomma, io anche usavo ManaTraders prima di essere contattato da loro e di avere questa possibilità di fare pubblicità al servizio. È proprio un servizio comodo per chi gioca su MTGO, perché non puoi avere tutte le carte, è una follia, anzi, avere tutte le carte, e così facendo si riesce sicuramente a risparmiare qualcosa. Loppo è arrivato, anzi, oh no, caspiterina, Loppo era arrivato, ma quando ha sentito che nell'aria c'era questa potenza di Akira e Tarmogoyf, tra l'altro io ho giocato Tarmogoyf molte volte, però tu scusami, sei un esperto di Pauper e ti chiami Tarmogoyf, mo vogliamo il cambio di nickname. Eh sì, dobbiamo fare il cambio, è la mia carta preferita che... Di sempre? Di sempre, sì, sì. Hai capito, Tarmo è una bella carta sicuramente. La mia Gift and Given, per chi se lo dovesse chiedere, ogni tanto mi dite Urza, no, è Gift and Given, però non si gioca più e questo è un peccato. Ok, siamo contro Definitive e abbiamo una mano di me, oddio, non lo so, doppio preordain, forse la teniamo, non lo so, dici di tu. È un po' rischiosa, vediamo, inizia lui, quindi siamo on the draw. Sì, abbiamo una pescata in più oltre quel doppio preordain. Forse la mallicherei, non vorrei che poi ci tirasse male la situazione perché abbiamo tenuto questa mano così rischiosa. Dici, so. Io ti sto convincendo a tenerla perché abbiamo tutti, sì, spell bassi. Lo so, via, teniamola, dai. Colpa mia, mi assumo tutte le responsabilità. Marco la voleva mollicare, voleva farmi fare bella figura, ma io ci veramente tengo invece a giocare male. E invece hai visto? Invece... Hai visto? È stato un attimo, è stato un attimo. Abbiamo anche guadagnato una vita con la nostra terra. E Affinity, di nuovo l'abbiamo beccato. Ma come Affinity? Blu-nero? Sì. Ok, faccio questo? Allora, aspetta un attimo, cosa dobbiamo fare? Possiamo, perché al turno dopo effettivamente non ci sconta niente familiar, perché preordine costa sempre uno. Si conta questo, si sconta questo. Sì. Allora facciamo questo preordine, ok. 04 e poi preordine, sì. Voglio pescare, voglio vedere la terra. Sì, è chiaro, hai ragione, la giocata migliore, perché comunque, insomma, se non abbiamo terre, noi qui la partita la perdiamo, quindi non possiamo rischiare. Infatti, vedi, bottom, bottom. Sì. Noi dobbiamo vedere terra. E terra non c'è, quindi questa mano rischiosa continua a essere tale, eh? Vediamo. Quindi affinity anche col blu, ora doppio I. Affinity molto spesso. Ma ci vuole menare? Non ho capito, perché per ora ha fatto solo pesco. Lo fa all'inizio, lo fa. Ah, ok, allora. Vabbè. E di nuovo devo fare la stessa giocata di prima. Sì, ci serve terra adesso. Cioè, non solo ci serve terra, ci serve terra blu. Sì, vediamo. Eccola. Eccola. Questa la vuoi? Allora, questa la vogliamo, non è fantastica, però se poi fa Atog potrebbe essere una carta a sorpresa che non si aspetta. Faccio questo o ci teniamo open? No, no, facciamo famiglia. Fatto. Ma preferisco famiglia. Vediamo. Ok, discepolo della volta, che vi ricordo che, insomma, con questi affari è veramente molto forte, perché tutte le volte vanno al cimitero. Deve trovare un sack outlet, oppo, probabilmente Atok è il suo sack outlet, sì. Diciamo... Tra l'altro con doppio discepolo a momenti ci ammazza, ecco che il primo artefatto se ne va, quindi ci sono 2 danni a noi, 1 mana rosso e ci uccide famiglio probabilmente? È plausibile, sì. È plausibile, sì. Tra l'altro lui deve ancora pescare una carta e deve fare terra, potrebbe pure fare Atog. Sì. E in caso questa mano dipinta non sarebbe una novità per Affinity. Vabbè, noi comunque il nostro prossimo turno è buono, facciamo un altro famiglio... Ah, ok, no. Ce lo fa fuori, sì, ce lo fa fuori. Abbastanza telefonata la cosa.
Ok, e noi dobbiamo andare sempre a cercare terra, facciamo Secret Oracle? Sì, facciamo ora quello, sì. Preferisco. Tanto guadagniamo un punto vita, che contro questa, contro Affinity è abbastanza buono. È buono, sì, Vediamo se eh. riuscirò a quello. Terra in Sì, mano. cancello. Poggiamo cancello, ci ribaltiamo Che balzo? pianura. Ok. Che vogliamo stare tutti belli pronti per il turno prossimo. E ovviamente Towcast. Costo 1 pesca 2, così. Corretto, coerente. Vabbè, però dai, ha finito di avere gli artefatti, mo non ci dobbiamo lamentare. Il mazzo fa quello, ti Il direbbe un mazzo fa proprietario quello. del mazzo. Il mazzo fa quello. Fa Che quello, c'è? sì. Tu pensa che in Modern c'è la versione che gioca anche Thought Monitor, che quindi ne ha praticamente quanti sono? 8 di Thoughtcast. In più Mamma mia. c'hanno pure le gambe quelli, perché cioè, sono delle spelle. Allora, intanto ho tirato fuori una 4-4 non proprio molto simpatica. Non so se E noi impariamo. possiamo fare il famiglio e provare a fare un altro Oracle? Boh. Allora, vediamo un attimo. Intanto direi di fare un famiglio sicuramente. E poi forse ora quello non lo facciamo. Potremmo tenerci open di Prohibit per un'eventuale top deckata di. Però facciamo preordain. Perché tanto Scusa, però lo facciamo posso preordain. fare, me li tengo open e sono open di Eh Prohibit. sì, vai, vai, sì, è vero, non avevi sceso la terra, non mi ero accorto. E preordine lo facciamo il E turno tra l'altro noi dopo. cerchiamo terra qua. Sì, vediamo. Cancello, abbiamo sbagliato qua. Non devo... Ah no, invece è giusto perché comunque volevo Aspetta, perché tenere... c'è anche Snap. Vabbè, Oh, scusami. vabbè. C'era anche Snap che comunque vada ci faceva fare la funzione di rimbalzare dietro il Ma io ti ho detto, 4-4, ci anche sto se serviva mettendo effettivamente a poco, tutto ma anche. per farti perdere, quindi non ti preoccupare. Che arriva Deadly Dispute, male male. Volendo potremmo Questa counterarlo. gliela counteriamo proprio diretta in Sì, faccia, sì. eh? Sì. Con questa convinzione addirittura, bene. Noi i Sì, perché nostri lui sta cercando muretti abbiamo Adog, fatti, eh? altrimenti sta cercando Adog e sta cercando di pescare la terra rossa anche sicuramente, e noi glielo impediamo. Ma tra Almeno ci proviamo, l'altro, insomma. cioè, Adog non ci ammazza. Quanti sono? Ecco, la Terra Rossa l'ha trovata con Prisma Profetico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ci fa 16 danni di Adog. Quindi tutto a posto. Vediamo, e infatti, pronto Eccolo. mamma, come al solito, immancabile. Allora, qui dobbiamo bloccare, no? Sì, dobbiamo bloccare perché ci servono i nostri punti vita. Ci servono pure molto. Effimeretta è una carta. La mia carta. Io farei preordain, comunque, farei Allora, preordain. preordain da isola per guadagnare un punto vita fondamentale in questa sfida. Ah! Ah! Allora, quindi potremmo fare Echo in Truth Discepoli. sui discepoli per poi cantarargliene uno quando proverà a rigiocarlo. E ovviamente Moldrifter ce lo lasciamo come prossima pescata. Anche perché abbiamo pescato Ephemerate, che mi sembra una E bellissima pescata. sì, poi sì, molto bella. Però costo 1 che rimbalziamo Echo in Truth così. Non può fare cose strane nel suo turno. Lo rallentiamo, quindi rimbalziamo a fine nostro turno i due discepoli. Se no, upkeep suo, no? E ho upkeep suo, sì, va bene. L'importante è che Se ha cose strane, non lo almeno le facciamo tira. pescare. E noi continuiamo a guadagnare punti vita. Lui qui può avere Deadly Dispute, quello effettivamente ci dà molto fastidio perché... No, però semplicemente fa Se li fa risolvere. rimbalzare, sì, no, Fa risolvere, se ne fa uno e noi facciamo Prohibit, come hai detto sì. tu. E abbiamo Ephemerate Open, che però non faremo, lo vogliamo fare Lo vogliamo fare assolutamente su su Moldrifter Moldrifter, ok. turno dopo. Vediamo, noi nel frattempo se lui non passa, eventualmente
facesse qualcosa di strano, possiamo anche fare, ma non credo Nebbia. perché non ha. Che faccio? Faccio? No, però non posso fare nebbia perché ho tappato la doppia. No, è un mano in pull, è un mano in pull E ancora. la faccio mo' così. No, non ha senso. Però adesso dobbiamo sicuramente jump bloccare qualcosa. Per forza, dobbiamo jump bloccare Atog che sennò ce ne fa veramente troppi. Allora, il 4-4. Allora, facciamo un paio di conti. 4 ci 0-4 manda a ci 21, 1, serve. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Io direi che possiamo bloccare solo Atog. Sì, è un'idea abbastanza. Tra l'altro lui se vuole fregarci Sigurd Oracle praticamente butta un artefatto gratis, cioè ci fa un punto vita con il discepolo. Sì, che poi Sì. non è gratis in verità perché essendo Igor Wellspring pesca pure, beato a lui, ma Vabbè. vabbè. Bel mazzo comunque a finiti, eh. Bel mazzo proprio. Ha un po' troppo rotto Ah bloccato, dobbiamo sì? dire altro. Sì, Ah è sì? diventato un incubo nelle challenge, nelle leghe. Ma addirittura da ban? Ah, Sì, lo stanno chiedendo in molti, sì. e che banneresti? Allora, se banniamo Atog, distruggiamo un mazzo che esiste da sempre. Va bannato Discepolo che regala vittorie così casuali, o i peschini perché ogni espansione che stanno facendo. Aspetta, questo ci sta facendo. Che ci sta facendo? Vediamo. Un altro Atog, vediamo. Oppure ha Fling in mano. Fling in mano è probabile. Però non so se riesce a fare 20 danni più Si sarà 20, fatto i forse sì. conti, Marco, sai? Noi Penso di sì, penso di sì. tra l'altro non abbiamo spell blu tipo per guadagnare una vita. Se lui si fosse fatto i conti precisi, Sì, ce l'ha, Fling, sta è per facendo. forza che c'ha Fling, se no non la fa sta giocata. Sì. Purtroppo ne monta, mi sa, una copia, un 1-1, credo che giochi 1. 15 danni a noi. Male male. Eccolo. E se sì, non abbiamo nulla da fare. E se avessimo avuto una roba che con un mana bianco lo frega? Era plausibile che avesse anche Dispel perché si giocano di main. Infatti era open Ah, in blu. lui. Ok, Sì, fantastico. gioca anche Dispel. Allora, 4 Dust to Dust, 2 Revoke Existence, poi Un last breath, che l'altra un Last volta Breath, e lo l'altra usiamo volta non l'abbiamo dignitario. messo, lo volevamo. Dignitario? E oddio, No. dignitario. Ok. Forse potremmo fare a scambio con l'instant che fa nebbia. Dimmi tu, vai. Sì, dai, facciamo a scambio così. Un dignitario? Sì. Poi Questo è il nostro side in. no, dobbiamo mettere anche le Blue Elemental Blast. Pure, Blue Elemental, Sì. Madonna che side-in incredibile, che abbiamo cambiato mazzo, abbiamo Ma levare questo 10 non carte. basta. Allora, togliamo il giovanotto che crea i piccioni. Sì. Poi Counterspell lo possiamo togliere, che Sì. tanto abbiamo messo la Blue Elemental Blast. Poi vediamo un attimo. Dobbiamo togliere lo 04 tutti. Poi dobbiamo togliere sicuramente Ego in Truth. Ops, sbagliato. Sì. Poi, non riesco a vedere benissimo. Vediamo. Questa è la curva di mana. Sì. Abbiamo ancora dentro Proibit, 4 famiglie, 3 snap, Sigurd Allora, Oracle, dobbiamo togliere, mi sa, il peschino costo 4 che non riesco a vedere benissimo. Deep Dovrebbe esserci Deep Analysis, Analysis, assolutamente. sì. Quello esce, che non ci arriveremo mai a giocarlo. Mul Drifter. Moldrifter. Possiamo togliere sicuramente un Ghostly Flicker perché sono pesanti a costo 3. Un Ghostly Flicker. Un Sigurd Facciamo questo. Oracle. No, lasciamolo perché jump blocca e ci fa pescare. Io toglierei l'altro Ghostly Flicker e ci affiderei solamente ai Chimerate. Ok. E potremmo avere una carta in mano. Gli snap sono 3, togliamone uno e vediamo come va. E già l'HF a noi, speriamo di riuscire a ribaltare la partita, avendo perso la prima. Sicuramente
Siamo in salita. Sì, vediamo che cosa riusciremo a combinare. Intanto abbiamo tutta la side in mano, quindi direi di chippare. Allora, Solo cercare è una bianca. molto assolutamente tenibile. Partiamo con terra preordain. Certo, per trovo cercare una terra bianca e gli spacco due terre a lui on the play. Io non so come si fa a riprendere, ma l'altra volta, se vi andate a vedere, si è ripreso, esatto, la partita di lunedì, che abbiamo fatto lunedì, si è ripreso e si è ripreso alla grande. Quindi Allora, uno sotto, uno sopra. Allora, così avremmo tre mana. Sì, uno sopra, uno sotto, anche se ci servono le terre. Però... E allora, tutte e due sopra. Sì, tutte e due sopra. Però sono pesanti questi uccelli. Ho capito. Il mazzo ha fatto te, Sì, avrei preferito terra che entrava stappata. Certo, vabbè, è chiaro. Comunque, la sua è entrata tappata. Allora, aspetta. Oh, che ho fatto? Perché ho sbagliato? No, va bene. Non potevamo fare niente. Infatti, no, c'è un mana qui, mi sento di dire che ho giocato bene. Sì, assolutamente. Allora. Ok, discepolo della volta scende. Chromatic e Star. Noi salutiamo le sue due terre. Chiaramente noi queste qua le mandiamo altrove, altro quando. Dust to Dust numero 1. Vediamo quante altre terre tira fuori Oppo. Tra l'altro, Dust to Dust fatto sulla Chromatic Star, che era tappato, poteva essere anche utile perché non pesca il signore. Forse addirittura qui gli levo le due Chromatic Star, chi lo sa. Allora, aspetta un attimo, perché abbiamo anche Last Breath da togliergli l'1-1. Sì. E possiamo... Allora, tra l'altro abbiamo Archeomante che riprende... Esatto, Dust to Dust. Allora, Dust guarda, Dust. Facciamo così. Ora gli facciamo Dust to Dust e gli leviamo terra e una Chromatic Star. Mettiamo questa e poi andiamo a prendere Archeomante e ci riprendiamo la roba. Dai, vediamo. Cioè, mi dispiace non levargli terra, cioè mi sembra troppo stupido... questo spot non levare terra, perché se lui non ha terra come fa a tappare questo? Non ha mana. No, non può. Infatti prendiamo pianura, ovviamente noi abbiamo il pieno di carte, il pieno di mana, abbiamo 4 mana, lui non ha nulla, ragazzi, nulla. Archeomante che riprende Dust to Dust, cioè io non citando, so e citando un mio amico che saluto, non santa un land drop con 18 terre nel mazzo, ma questa è un'altra storia. Ora faccio Evolving Wilds. Certo, noi stiamo mezzo finendo le carte, nel senso che vabbè, poi qua col Seagate Oracle farà valore. Lui adesso sa che noi abbiamo preso Dust to Dust, quindi sicuramente non metterà non terra. Sì. Cioè. E invece sì, senza paura. Ah sì, così fa finiti. No pressure proprio. Va pure a levarsi quell'artefatto, con cui ci fa un danno chiaramente. Un mana rosso per... Atog. Atog, ti levo due terre. Lui lo sa che io gli sto per levare due terre, ovviamente. Vediamo che fa. E invece fa Atog, davvero maschio alfa. Allora, noi continuiamo a pescare terre. Insomma, vabbè, dai. Scusa, aspetta, ho sbagliato. Aspetta che sono troppi. Questo così, terra. Io adesso le sacrifico. Vabbè, le sai, facci danni chiaramente. E poi io mi ritrovo con un Last Breath che proprio glielo tiro. Gli faccio tanti di quei. Penso che a quel punto poi concederà. Cioè, gli levo Atog, gli levo quell'altro. Poi che fa? Allora, che Atog non possiamo perché la creatura deve essere con forza 2. No, lo so, l'avrei potuto levare in risposta. Allora facciamo la flip e gli togliamo. Ma no, invece guarda, noi blocchiamo. Lui fa terra. Perché ci avrà un'altra terra. Noi blocchiamo Carcomante. Okay. E poi quando lui sacca per ucciderci Archeomante, ma invece non c'ha terra. Quindi... E gli levo questo. Atog è molto meno pericoloso di questo. In questo momento sì. Tra l'altro abbiamo un bellissimo Prohibit. Prohibit secondo me chiude la partita, chiaramente. Che... Oh, caspita. Oh, che brutto. Flash Barrance non benissimo. No, stiamo vedendo un po' tante terre. Un po' troppissime terre. Va bene, aspettiamo. Adesso noi Prohibit qualunque cosa fa glielo tiriamo. Speriamo sempre che rimanga chiodato alle terre. Perché gli abbiamo levato solo 6 terre, in fondo. Sì. Dovrebbe essere anche... Non ancora concesso. Ha concesso. Beh, praticamente questa partita si vince solo di side. Cioè, sì. Il matchup è questo. Il matchup è questo, ho capito. Quindi la gente gioca Affinity, sa che è super. Devo fare dei cambiamenti?
No, no, rimaniamo così. Ok. Dico, sa che è super editato, che c'è la gente che gioca da Studas, che giocherà Shatterstorm è comune, no? Shatterstorm è stato bannato. No, Shatterstorm, Shatterstorm. No, non si gioca Shatterstorm. Non quello si... mi sa che è non comune, non comune. Distruggi tutti gli artefatti, esatto, a posto 4, sì, no? Sì, sì, sì. No, 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 no. Ok, allora, questa mano c'ha la side, lui però ha tenuto a 7. Sì. E... noi teniamo, facciamo Terrash Barrens, al turno dopo tappiamo cancello che fa Ash Barrens. Ah, ok, vieni, carina, vieni. Bella giocata, bella, perché la riprendiamo in mano. Ah, ok, vieni. Figo, figo, bella giocata. Ok. Tranne se non peschiamo, ok, si facciamo così, loggiamo Ash Barrens. Ok, poi io tingo mana e poi mi prendo la terra dell'altro colore. Bianca, che tra l'altro deve essere bianca, esatto. Stavo proprio dicendo che deve essere del colore debole, tra virgolette. Sì, Dures, aia. Male male, può levare sì, l'Elemental sì. Blast o Dust to Dust, ovviamente leverà Dust to Dust. Dust. Però noi questo. Abbiamo Archeomante, cioè diciamo che si recupera questa cosa sì. Qui, si può recuperare, insomma. Bella questa giocata di Ash Barrens, non l'avevo vista mai, carina. Sì. E bianca. Sì, a questo punto non rischierei perché... No, certo, va bene. Anche se sì, avendo il famiglio... È a corto di terra, è giovane. Infatti. Allora, quindi facciamo un bel famiglio e poi poggiamo terra per preordain. Non so se fare preordain o tenermi open, sai? Ah, di Dust. Tanto comunque glielo facciamo fuori... Adog, Muldrifter, Sighetora. Noi servono le terre. Ma ci servono le terre. Dopo abbiamo 4 mana. Mm-hmm. Possiamo fare Muldrifter che ci fa pescare 2. Ci potremmo tenere anche open di 1. Quindi, sì, sotto sopra. Vediamo. Beh, lui è riuscito a levare come si chiama, Dust to Dust, che sarebbe stato proprio il chiodo sulla bara. Sì, colpo, però colpo adesso ha trovato anche la terza terra. E poi comunque lui ha questi con cui può fare pesco scarto, però non lo fa. Dust to Dust arriva subito. Chiaramente sì. Gli levo i colori. Giusto. Se dovesse avere counter io ho... Ah no, Blue Elemental Blast non fa niente. No, no, no. Giustamente il formato lo gioco poco. C'ha il counter che si sta giocando adesso. Eventualmente non possiamo fare nulla, però è possibile che ce l'abbia. Quale? Ma però tappo rosso. Ma tanto per pescare. Sì, immagino solo per pescare. Sì, perché col rosso. No, Galvanic Blast. Sarà della counter, Galvanic Blast, amico mio. Mi sono sentito che sì bravo di così senza saperne leggere né scrivere, anche perché lui non ha altro mana rosso, quindi... adesso che si inventa le terre spariscono, spero, o a counter tipo dispel, però deve avere anche il colore per farlo, invece no, le terre spariscono, ne trova un'altra, buono per lui, qui va a pescare e scartare, sì, leva una pyroblast. E non so come mi ha allora, levato Pyroblast. Io qui faccio Archeomante. Sì. Qua farei. Aspetta, che il Muldrifter costa uno in meno, con l'Evoco. Sì. Quindi possiamo fare 2-4. Io farei 4 e lo lascerei proprio in campo. Quindi non facciamo Archeomante per Dust to Dust. Vai, Archeomante per Dust to Dust. Caspita, a me mi sembra proprio la mossa che. Come si dice? Chiude pescare. La partita. Cioè non... vero. Tutti vogliono pescare sto gioco, anche io. Però vedi, quando lui vede Archeomante, che concede? Perché, cioè, dai. Senza terra sto gioco non si gioca. Giusto? È giusto. Purtroppo quando uno vede Muldrifter è sempre portato... Lo so. Anche io quando vedo Muldrifter sono sempre portato a... Sono assolutamente... No, in questo caso era troppo... finale il colpo di Archeomante su Dust to Dust. Tra l'altro si era pure scartato la Pyroblast. Allora, tanto cerchiamo questo nuovo avversario, quindi eccolo, è arrivato subito. Comunque mi dicevi, assolutamente una specie di problema per il formato è rappresentato da Affinity. Sì. Abbastanza, sì.
Ecco la nostra mano da mulligare. Questa non ce l'ha doppio preordine, questa la mulliga. Questa ce l'ha. Tra l'altro abbiamo perso anche questo dado. Però bello. Ciao Akira, ci salutano. Ciao Deka. Piacere di giocare contro di te. Mulligan. Allora, qui abbiamo Devolving Wilds. Si tiene, non è che... Questa si tiene assolutamente. Cosa mettere sotto? Counterspell ci fa gola. Counterspell con doppio Evolving Wise significa un turno ancora più dopo. Quindi forse è secondo Counterspell me... che va sotto, purtroppo. Che dice? Anche per me. Ah, sta scrivendo. Sì, sì. Mi è un piacere, ci sta. Allora glielo diciamo, guarda, e pensa. Se sto giocando Pauper è perché sto proprio registrando un video. Così lo facciamo emozionare a Deka. Deka, che stai rivedendo questa partita. Oh, tra l'altro LHF blu, blu plausibile di mono blufate o addirittura subito da un'isola mono blufa, vorrebbe essere un mirror, vorrebbe essere tra l'altro mirror. Lui se vede tutti i miei, se vediamo vede... bifate. Se vede tutti i miei video, come ha detto, lui saprà cosa noi stiamo giocando. Sale esatte 75, perché l'abbiamo portato sul canale appunto ieri. Stiamo registrando di martedì sera, ragazzi. Questa volta è... mi sono ritrovato agli ultimi minuti. Preordain. Se ce lo fa giocare. Addirittura. Dovrebbe avere fatina la risposta. Infatti. Com'è sto matchup? Una merda? No, tra... bianco o blu? Non è bellissimo neanche per lui. Bianco o blu? Spicciamo per bianco, perché possiamo... ci serve famiglio, perché ovviamente non stiamo pescando terra. In un mondo... Comunque lui è UR. È UR fate, avevo letto male. Potrebbe sniggiare, ma non sniggia, meno male. Ah, la terra che ci serviva, dai. Che facciamo? Famiglio preordain? Famiglio preordain, vediamo se ce lo fa fare, famiglio. Allora, facciamo prima preordain. Magari ci casca. Invece no. Ok. Cancello, Sigit Oracle. Oracolo lo lascerei... top? Sì, top, direi di fare, perché... comunque vada, può già bloccare i suoi... caspita, giusto però, fatto bene. E famiglia che non entrerà mai, oppure se entra è morto da bolt. Ma infatti doppia fatina nel mulino che vorrei. È proprio così. Però questa finisce con Sasha Grey, te lo volevo dire, insomma. Lo so. Non sninja e fa questo, chi è? Monarca gli dà l'abilità di... quindi Monarca pesca una carta in più al turno. Sì, lo so bene come funziona Monarca. Allora, Sigit Oracle col cancello? Sì. Tra l'altro questo è un Monarca pure cattivo, 5-2 trampolo. E che gli raccontiamo qua a fare? Sì. No, oracolo. Le terre con questa è bellissimo, perché i cancelli vi danno questa possibilità, se avete poche terre, di rigiocarle, no? È proprio, quindi è come se avessi una delle terre in più, fondamentalmente. Non è solo una terra doppia che dà doppio mana, dà proprio delle terre in più. Allora, se attacca, prendiamo... ovviamente avrà qualcosa. E qui che facciamo? Prendiamo tutto, che c'è un blocco. Tutto, una 5-2 trample. E invece arriva il ninja. È ninja. Quindi rimane open di un eventuale counter... pesca o meno. Però se noi attacchiamo ci freghiamo il monarca, quindi deve avere qualcosa. Avrà bolt. Ma quel rosso significa che c'è un bolt in mano, sì, non l'avrebbe mai fatto. Sì. Non può perdere il monarca, sarebbe troppo strano. O bolt oppure c'ha escred, insomma. Eccolo. E infatti era bolt. Mamma mia, ci ha rotto proprio, ma veramente sì, questa partita dominata da lui. Ok, che cosa possiamo fare per provare a sopravvivere? Un Sigit Oracle con le operte di Ego in Truth.
Sì, non è bellissima per me la situazione No, perché siamo morti, Marco. siamo Siamo praticamente morti. banalmente morti da Deca. C'hai assolutamente. Oddio, qui si può prendere Famiglio e sperare. Quanti sono dopo? 5 sicuri e una 6. Pariamo il ninja. Andiamo a 3. Boh. Famiglio e lo giochiamo pure dall'altro. Giochiamo famiglia, no? Sì, sarebbe stato più bello Snap invece di Ego Intrutto perché ci faceva giocare di più in questo turno proprio per E stesso. come facevamo, scusa? E Avevamo Snap ci due va a stappare, no? Rimbalzi e stappiamo terra. mani. Ah, già, giusto. Se Vabbè, non ha ma il terra, suo guarda. mazzo proprio, cioè, veramente molto forte. Non... Gli è non, non... girato abbastanza bene, pure la doppia fatina all'inizio è stata veramente forte, poi quarto il Morti, morti. Trollbolt. Ok, ora devi fare una saidata proprio. Dobbiamo recuperare. Chissà come facciamo, tra l'altro, non lo so. Blue Lui Elemental è passivo Blast? comunque. Boh. Allora, vediamo un attimo. Dentro vanno tre hide, scusami, due blu e tre blu Elemental Blast. E i Last Breath, Uno. prendiamo uno, sì. E poi io direi di mettere anche Negate. Un negate. Basta così. 5 carte per noi, cosa esce? Cosa esce? Questa è una bella domanda. Perché comunque vada, se non riusciamo a fare il Signore delle Anime dei Piccioni, la cosa non è male, però difficilmente riusciamo a. Quindi quello esce. La Ok. carta a posto 7 esce. Purtroppo non abbiamo giocata mai in queste partite, però va bene. E poi noi le andiamo a togliere. Vediamo un pochino che cosa ci possiamo togliere. Un Ephemerate, uno Snap. Toglierei un Ponder. Preordain. Un Ponder Deep niente, Analysis. quello è carino invece perché pure che ce lo counter lo possiamo rigiocare dal Ok. cimitero. Fammi pensare 2 secondi. La Un nebbia. Ego Ok. Intrutto, un Ego Intrutto lo togliamo. Urfate, tra l'altro credo che fosse uno dei miei primi mazzi che ho portato qua sul canale Sul canale molto bello, ma se per quanto gioco riguarda. spesso Ah, veramente questa è una bello. bella mano, Sì. Sì, però. Ah, preordain la scolpiamo ancora meglio, quindi eventuali terre le leviamo, perché abbiamo terre per 4 turni, grazie appunto alla Bounceland, appunto. Bottom infatti, così. bottom. Bottom bottom, pesco altra terra, ero sicuro, Vero. non te lo volevo dire, ma ero sicuro, però. Certo, sì. E che facciamo di secondo? Il famiglio? Assolutamente, sì, il famiglia. Oh fuck, eccolo. Dobbiamo partire con famigli senza pietà. Senza pietà, tra l'altro ce ne abbiamo pure un altro dopo, quindi poi possiamo fare famiglio Sighet Toracon, una roba proprio pazzesca. Lui si è scelto terra, Rossa per fare sicuramente Bolt. ce lo volterà. No, invece non arriva il Bolt. Quindi Non faccio arriva il Famiglio bolt. Sighet Toracon. Sì, è possibile che ce lo ammazzi adesso, però noi lo dobbiamo fare. Famiglia, famiglia, famiglia. Ah, perché. Beh, però scusa, cioè, perché non c'ha. Io l'avrei ammazzato prima. Cioè, nel senso, adesso in risposta fa un Bolt. Mi sembra. Adesso non ce l'ha. No, invece ce l'aveva e ha deciso di non farlo. Ah, Ah, no, di fare c'aveva tiro però. Pyroblast sulla nostra Sighet Toracon. Questa è una giocata assolutamente rispettabile. Certo, noi siamo Giusto. andati avanti tantissimo col Mamo. Abbiamo Sighet Toracon 1, Sighet Toracon 1. Se lui non leva quei famigli, quindi insomma. Lui prova a spararne uno. Scred ce ne uccide uno e. Aspetta, prima faccio Sì. questo. E c'ho fatina. E Va bene. ne facciamo ora quello. Ora dobbiamo vedere però qualcosa, se no è Sì. grave. Caspita, un altro famiglio prendo. Sì. E Terra ce n'ho poi per due turni. facciamo dei arresi. Allora, lui adesso può addirittura sninjare, quindi Sì, può. assolutamente. E se sta attaccando lo farà. E infatti. Infatti.
si tiene open di un eventuale Counterspell. counterspell perché la shade è blu. Immagino quindi che questo famiglio verrà counterato, ma noi abbiamo negate. Negate. No, invece lo fa entrare. Quindi io faccio terra per essere pronto a counterare di negate e Giusto. Seagate Oracle Questo lo dovrebbe counterare sicuramente. E noi gli con facciamo un bellissimo negate. Counterspell e noi facciamo negate. A Se posto. dovessimo trovare Ephemerate, mannaggia però. Mamma mia. Caspita, oh. Provate tutte, ti faccio un dannino. Quattro carte in mano, noi una tra l'altro. Una delle sue carte è Fatina, la sappiamo. Adesso questa Sì. Ferisir che aveva avuto un problema gigantesco. Io non ho potuto giocare Pauper per un po' un periodo perché non volevo neanche far vedere questa Fatina. Entrava e pescava. Arriva il 5-2 che gli dà la possibilità di diventare monarca. Quindi non attacca con nulla. Vado a lui. Io ho solo un preordegno. Allora, qui potremmo, vediamo un attimo perché dobbiamo studiarcelo bene qua, perché Last Breath potrebbe togliere il ninja, ma poi rimane il problema del 5-2. Se rimbalziamo il 5-2 non è un vantaggio perché lo riscende al turno dopo e noi non peschiamo neanche di monarca, quindi forse Beh, adesso la cosa però più perde intelligente. l'1-1, se succede questo. Rimbalzo il 5-2, attacco, attacco. Lui deve perdere l'1-1 per non darci il monarca. Che... Però poi il turno dopo lo può scendere di nuovo e diventare di nuovo monarca. Quindi non so quanto sia congeniale questo. Se invece l'alternativa è fare Last Breath sul ninja magari, o sull'1-1, sempre che noi poi non possiamo ad attaccare. No, anzi, addirittura perdiamo un pezzo. Io metterei la Spread Bottom che non ci serve contro la minaccia di questo affare. Farei comunque snap, mi prenderei una delle sue creature. Se poi lui lo rifà, noi possiamo andarci a prendere il monarca e perdere una creatura. Vai. Sì, Non vedo non altre è. cose possibili. Questo lo metto bottom. Tra l'altro, così facendo posso giocare questi e... Vabbè. È inutile, lui lo saprà chiaramente che non ho niente in Facciamo noi. mano, però sono open e io mi vorrei andare a prendere il monarca. Lui deve perdere una fatina e quantomeno perde una cosa, capito? Sì, ovviamente per forza. Io forse mi sarei fatto entrare il danno perché a noi una pescata in più non sarebbe stata proprio così trascendentale, però. Forse è vero, forse è vero. Tanto Adesso avrei lui potuto deve decidere regolare cosa la prima. fare. Se rifà la 5-3 siamo molto molto No, no. messi male. Allora fa Invece tanto. fa l'1-3 e così può bloccare i nostri 1-2 senza problemi. Scusate, gli Non nostri arriva nulla. 1-3. Meno male. Non arriva nulla. Vediamo che cosa peschiamo. Oh, una buona pescata che speriamo non venga uccisa da counter. Che dobbiamo fare? Questo dobbiamo farlo scendere senza È evoc certo. direttamente. Incrociamo le dita che non abbiamo un counter, ma è molto difficile. Molto difficile, praticamente impossibile, secondo me. Ma noi ci proviamo. Ci dobbiamo provare, no, per, cioè, nel senso, non, anzi, meno male che abbiamo messo la sbretta. Invece entra e ci sono due carte per noi. Che succede? Lui, in risposta al trigger, fa fire. Che vi ricordo, è una comune. Si gioca in Modern in 4 per ed è una comune. Questo è E noi peschiamo veramente di nuovo, quanto è bello. un'ottima possibilità che il mazzo ci ha dato. Ok. Ok, faccio sì che Toracol e non attacco per vedere. Oh, voglio questo. Attacco. Ma terra l'ho fatta? Sì, mi sa che te l'hai fatta, però tanto lui blocca, blocca. E vabbè, questo magari poteva pensare in un universo parallelo e non bloccarne uno. No, l'ho già fatta terra. No, Ok, no, l'abbiamo già perfetto. fatta, sì. Vabbè, adesso abbiamo. È andata bene, eh? È Abbiamo andata molto pescato. bene, chiaramente abbiamo Muldrifter
Abbiamo pescato 5, cosa molto importante. Eh sì, 5 carte sono tante. Lui mette Relic of Progenitus, quindi diciamo che è contro la nostra combo. Adesso avendo dei volanti, lui deve stare un volante, deve stare un filo più attento, no? Sì, Lui 3 lui carte, va a 4 dovrebbe. carte. Allora, non gli diamo il nostro no perché farà subito fatina. Beh, meglio, si tappa e poi attacco. Ma tanto lo farà lo stesso, non ce la facciamo, non la Ah, ho perdiamo, capito, secondo ho capito. me. Attacchiamo col volante fingendo di Perché col prenderci volante? Io una. Ho attacco tutto. tutto, aspetta. Vedi? Hardcast di fatina sicuro, vediamo. No. Oppure botto su Qui ci volante. avrà tipo Ice, ci tappa Muldrifter. No, ci botta Muldrifter. Va E bene, va qui, bene. se vuole perdere la sua fatina, noi siamo contentissimi. Sì, perché dopo facciamo lo 04 in più. Lui ovviamente pesca. È costretto a fare per forza fatina perché sennò Se perde il Monatra ha e quella. giocato da questo punto di vista proprio tutto su questa giocata, quindi molto probabilmente è quello che succederà. Se no, si accorge che non vale più la pena, fa doppio blocco, esatto, perde il monarca, amen, ci sta, e noi perdiamo una creatura. E però noi adesso andiamo a farci il Muldrifter, sperando che lui ovviamente non abbia counter E che count? spell. Beh, No, potrebbe avercela, sì. Non ce non l'ha. ce l'ha. E adesso lui che cosa farà? Lui Possiamo fare adesso anche nella Deep scatola. Analysis. Sì, ce lo facciamo subito. Quanto sono forti i famigli così che scontano tutto? Però non possiamo Ponder. fare pondere perché ce lo countera. Non possiamo Vabbè, fare lo facciamoci 04. counterare questo. Ah, no. Tanto lo farà a fine tuo turno, almeno non perdiamo il pezzo nostro. Lui adesso lo farà per forza perché deve riguadagnare il monarca. Lo farà così sicuramente. Ma noi abbiamo Muldrifter. Sì. Però non regaliamo di nulla. Però Va bene. potrebbe avere botto. Quindi adesso fa fatina e il turno dopo fa botto. Ok, ti sei voluto proprio tenere questi spell a uno e hai Infatti. giocato veramente molto bene. Bravo Marco, è corretta, una linea perfetta. Adesso lui deve tirare fuori removal assolutamente per quel Muldrifter, perché lui vuole venire a prendersi questo monarca. Eccolo. Arriva il removal, senza Era un dubbio. telefonato, sì. Telefonato, lo doveva pescare, l'ha pescato. Bravo, su quelle tre carte c'è la 5-3 che fa il monarca e noi abbiamo comunque pescato 100 milioni di terre. Allora, noi 100 abbiamo nel milioni di frattempo. terre. Io a questo punto farei lo 04 e poi cominciamo a fare un po' di Vite. ponder per cercare magari qualche altro. Prima ho fatto una cavolata di Ash Barrens, potevo rimischiare le... Ah, Arcomantero è buono. Una carta. Però non è proprio. Non lo vuoi? Aspetta un attimo. Non so se lo voglio perché. Nel cimitero c'è Deep Analysis che la possiamo giocare Però comunque. ci abbiamo Effimeretta in mano, Potrebbe partire un soft lock, però abbiamo doppia pescata di terra. Però possiamo fare così, eh. Come doppia? ce lo Una no. teniamo, teniamocelo, teniamocelo. Una non è Tanto pescata di terra, perché io comunque dopo aver fatto... Dopo aver pescato una gara, a parte che posso levarmi una facendo Ephemerate su questo, però sì. banalmente, cioè, la mia speranza è che Ash Barrens ciclo, cioè, ciclo e levo tutta l'altra terra. Però dimmi Sì. tu, qui possiamo fare ancora Deep Analysis, che io forse Sì, farei. faremo di tonalizzare. Tanto guadagniamo un punto di vita di una partita. Quindi in verità le terre le peschiamo assolutamente tutte. Allora. E ci andiamo a prendere Ponder. Ci andiamo a prendere pondere, vediamo se si risolve. E qui devo fare... Caspita. Sì. Devo fare una terra, banalmente. Così. Questo mi rimarrà uno, sì. Invece Se c'è counter, questo è il c'ha momento che lo counter. fa, infatti adesso ce lo fa. Vogliamo provare Ephemerate qua? Vado a cercare il mio counter. Sì, proviamoci perché. Proibit, anche perché così almeno non perdiamo il mana. Vediamo se non c'è altre farine. Non c'è altre farine.
Ghostly Flicker, interessante. È una carta, sì, questa rimane il la Sbret ci permette di prendergli il Monarca, però. Però io preferisco Ghostly Flicker, qui noi dobbiamo fare un value assurdo, no? Sì, dobbiamo fare vantaggi. E non ho possibilità di fare counter, quindi è inutile che faccio Ghostly Flicker, però lo faccio in risposta comunque, no? Sì. E poi andiamo a fare Ash Barrens dopo. Per non perdere il Mana in Pool. Ma il Mana in Pool, guarda, voglio pescare un altro Ephemerate se riesco. No, questo va bene. Snap ci piace, giusto? No, Snap ci piace perché dopo ci permette di diventare Monarca. Ok, quindi Snap in mano. Dobbiamo vedere però ovviamente... E questo? Sì. Okay. Lo possiamo giocare dall'altro. Anche perché terre ne abbiamo a sufficienza. Ok, questo lo giochiamo subito. Poi facciamo terra e ciclo Ash Barrens. Forse abbiamo già fatto terra. Ah, sì, ok, sì, ho già fatto terra, basta. Che terra ho fatto? La blu per fare... Ah, sì, per fare Arcomante, giusto. Brainstorm. Perché noi non giochiamo Brainstorm, ricordamelo? Perché sono più forti Ponder Preordain in questo vero? Deck. Oh. Sì. Lui ci fa un dannino. Noi abbiamo più carte di lui con tutto e lui al Monarch. Lui ha anche il Ninja. No, ce n'è un altro, più che altro. Non fa mancare niente. Quindi rimane open di 2 per un eventuale counter che ci sta arrivando. Però che faccio qui? Perché poi non, non prendo più il Monarca. No, li facciamo sullo stack della patina e li rimbalziamo. Di quando si risolve non ci sono patine in campo. Non può counterarci. Aspetta, non ho capito. Allora, adesso lui ci farà patina in risposta. Ovviamente sì. Patina. No, non ce la fa, perché lui è contento e noi non prendiamo il Monarca probabilmente. Però prendiamo Roybit che è forte. Allora, invece lo possiamo prendere, il Monarca, e come? Gli rimbalziamo il Ninja, sì. Mm-hmm. Ah no, perché abbiamo fatto Ephemerate. Vabbè, questo facciamo così, questo così, questo così, ho 1000 terre in mano, che bello sto mazzo, con 1000 terre magari è meno bello. Ash Barrens ciclata per levare un'ulteriore terra nel mazzo e basta. Va bene. E lui ha 6 carte però, caspita, cioè avevamo un vantaggio carte assurdo e invece l'ha recuperato. Molte terre sì, svariate proprio, cioè. ma proprio parecchie, hai ragione, Lui 7 carte, chiaramente. 8 adesso. Andrà a scartare. Noi alleviamo un'altra terra dal mazzo. Peccato, tra l'altro abbiamo tolto forse tutte le terre. Sì. Manca forse un morto Remind e basta, forse abbiamo quasi tolto tutto. Vabbè. Questi sono carini adesso, Carini sono carini. A noi sempre dobbiamo andare a prendere il Monarca e non lo prenderemo. No, neanche adesso. Abbiamo 2 creature, quindi... Tra l'altro noi abbiamo 19 carte e moriamo di 1000 questa partita, sai? Preordine. Vediamo che succede. E adesso cominceremo a pescare delle carte anche noi, perché le terre dovremmo veramente averle finite. Svuotato il mazzo di terre. Se queste fossero state 4 carte, non lo vedevo proprio il più agile, però è andata così. Lui sta giocando assolutamente sulla difensiva, anche perché noi prima che gli meniamo senza il tizio che fai, come si chiama, gli spiriti, è difficile, sì. Ponder. Risposta farà patina. In risposta Prohibit. No, ma non lo fa risolvere, infatti, non è interessante. Questo entra, target credo, cioè abbiamo un Archeomante, abbiamo un buon Archeomante. C'è anche Muldrifter, o sbaglio, nel cimitero? Nella partita precedente? No, era c'è un Muldrifter, lui ce n'ha esiliati un po', ricordo, però c'è un Muldrifter. No, prenderemo Archeomante, quindi si tiene terra morta di Mire.
mettiamo subito. Sì. No, ok. E poi ci andiamo a prendere. Muldrifter. Ah no, l'archimante. No, l'archimante. Ma noi abbiamo un modo per non morire di macina? No. No. Ok, da una parte quindi è meglio che non abbiamo il monarca, così lui si avvicina a morire di macina come noi. Esatto. Certo, sette carte in mano, cioè facciamo sta sfida di cavolo. Adesso noi abbiamo più mana di lui, questo è il punto. Sì. Noi adesso noi dobbiamo solamente rallentarlo. Vediamo. Vado, no? Vediamo se si risolve. Ma che si risolve? Quando mai? Lui c'è, ci avrà sicuramente dei counter da fare. Qui questo prende Ephemerate o Ghostly Flicker? Sì. Vediamo prima se entra. Ma no, che non è. Cioè, nel senso, ora proviamo. Qua. In risposta patina. Che io gli potrei pure rimbalzare, giusto? Sì. No, no. Fa Counterspell però. In una gara di counter. La famosa Counter War. Però la vince lui. E lui adesso fa risolvere quel Prohibit. Fa risolvere questo Prohibit. Ah no, Fatina, giusto, non lo può fare. No, no, perché Counter è solo uno meno. Ghostly Flicker. Ok, Ghostly Flicker lo posso fare adesso. Sì. Vediamoci ancora Snap perché... Sì. Questo e questo in Ghostly Flicker. Allora, lui riprende Ghostly Flicker e quell'affare cosa vede? Noi qui dobbiamo vincere, Last Breath. Sì. Prendo? Buono, ci fai sì, sì, ci fa esiliare una sua creatura. La sua creatura, però non è che conta molto. E continuo? Sì, continuiamo. Terra, Ghostly Flicker... Noi siamo, ripeto, le carte non sono tante al nostro mazzo, eh? No, allora, vabbè, ovviamente per forza... prendiamo per forza questa. Allora, noi adesso praticamente dobbiamo cercare di... noi gli possiamo svuotare la board, effettivamente, sì. Tramite Snap. Lo facciamo? Sì, facciamo Snap su Ninja, così comunque vada. Cominciamo a... Aspetta, però mi sa che abbiamo fatto una cavolata. Ah sì, sì, stappiamo. Occhio a non tapparci il blu perché lui farà fatina a fine turno se vuole riprendersi il monarca. Però noi abbiamo un solo arcomante. Okay. Non possiamo andare in loop. Potevamo prenderci Ephemerate, va bene, non potrebbe non stare. Le terre ce l'abbiamo ancora. Che palla. Palpebre. Anzi, che palle, sto su YouTube, non è che sto in chiesa. Vabbè, gli faccio un Last Breath qui. Forse io lo farei meglio sull'1-3, perché tanto quel 2-2. E faccio l'ultimo Ghostly Flicker, ma... No, no, perché lui si fa fatina... E può avere un altro ninja. Noi teniamoci aperti un attimo così adesso. Aspettiamo il prossimo turno. Se quelle quattro terre fossero carte, ecco, infatti fa fatina. E... vediamo che fa con questa fatina. Questa fatina non attaccherà. Che non gli conviene. Che succede qua? Lo countero quel coso, quella 5-3. Io lo countero, eh. Invece no, si tiene open, quindi ci avrà altra roba. Lui sa che non può vincere di botte, ovviamente, e può vincere fondamentalmente di macina, vuole vincere di macina. Guarda, io ti direi che per forse ha senso proprio passare tutti i turni senza fare nulla, finché non troviamo il secondo archeomante, e solo ed esclusivamente perché lui pesca 2 a turno e la race delle carte la dovrebbe vincere lui, soprattutto abbiamo 8:48 sul cronometro. Sì. Dobbiamo fare ancora un game, eh? Cioè se lui non fa nulla per perdere il monarca,
Pesca 2 a turno, noi abbiamo 13 turni di vita, lui ne ha 10. Questa è una della carta che può svoltare la partita, la proviamo a fare. Lui secondo me lascia risolvere. Ti sì, perché ci va a pescare due, tanto peggio sì. Che difficilmente ci riesce a battere i 26 punti di vita. Eccolo il secondo arcomante. Però questo sa che è combo, eh? Quindi in teoria questo lo countererà. Invece no. Snap in mano, quindi io adesso ho tutto per levargli a bordo e poi attaccare. Prendere Ephemerate eventualmente poi sul secondo archeomante. Faccio a fine turno mio, così cioè a fine turno suo, così in caso lo faccio tappare al suo turno. Io però non ho counter. Non pescheremo più nulla. No, noi non dobbiamo più pescare, dobbiamo solo giocare con il nostro cimitero perché siamo morti se peschiamo delle carte. Sì, sì. Io direi di fargli prendere, ci riprendiamo, vediamo innanzitutto se lo arriva, arriva Blue Elemental Red Elemental Blast, arriva Scred, arriva, vabbè. Noi lo counteriamo, questa arriva la fatina. Posso farmi snap sull'arcomante che lui vuole uccidere. Posso fare snap sull'arcomante che lui vuole uccidere? Sì. Che non verrà ghostly flickerato, però insomma va bene così. Peccato che abbiamo... ma Deep Analysis l'abbiamo usato perché non riesco a vedere bene di qua. Sì, o l'abbiamo usato o ce l'ha esiliato in qualche modo. Aveva comunque anche Dispel. Ci alleva tutti e due gli arcomanti. Niente, allora, adesso non abbiamo più possibilità di vincere. Dobbiamo assolutamente solo ed esclusivamente far passare il tempo. Lui tanto pesca due carte a turno. Noi abbiamo noi 9 turni, lui 8 turni. Con Brainstorm 7 dovrebbe farcela, dovremmo. Abbiamo anche un'eventuale nebbia. Sì, noi abbiamo pure nebbia, quindi insomma no. Preordine ancora di più. Sì. Poi soprattutto così conserviamo il tempo premendo sempre 6, ovviamente. Vi do questo consiglio, dovete anche giocare con il tempo, questo è un gioco che prevede anche il tempo, chiaramente, ed è una wincon. Giusto, sì. Qui voglio mettere una terra solo ed esclusivamente perché così poi quando non avrò 7 carte dopo che mi fa perdere appunto tempo, poi premo 6 in continuazione. Va bene, lui fa scred sul nostro coso, vuole attaccarci. Allora siamo a 30. Ci ammazza di 2 in turno, ci vogliono 15 turni, insomma, complicato. Comunque tutti i video power durano tantissimo, abbiamo superato l'ora di video, cari amici ascoltatori. Ora fa la 5-3 immagino. Vabbè. Se noi abbiamo pure una nebbia. Ah, 5-2. Scusa. Abbiamo anche una nebbia. Eccolo qua. Questo però lo facciamo perché ha fatto. E c'è counter ovviamente. Vabbè. Vabbè, lui ha pescato veramente troppo, eh. Sì. Allora, quella 5-2 io la blocco con 2-1-3 e chi si è visto, no? Sì, lui adesso comincia a appoggiare i volanti. Vabbè, lui prova a mettere tutto, chiaramente. Cioè... Sì. Anzi, sai che c'è il primo attacco, provo proprio a fare Angel Song, così non saper né leggere né scrivere. Vediamo se lui lo countera. Secondo me non lo countera. Invece sì. Vabbè, giustamente ha una fatina, lo countera gratis. E quella 5-2, ripeto, è l'unica cosa che ci preoccupa da vicino, quindi la bloccheremo. Ora deve avere un'altra rimozione per uno degli 1-3. Ce l'ha, perché ce l'ha, c'ha tutto, giustamente, avendo pescato, ripeto. Prima o poi le finirà. Prima o poi le finirà, ma noi finiremo punti vita prima. Prima che lui ha 5 turni di vita e Ghostly Flicker, pensa un po', che non serve a nada. Io faccio preordain? No. Andiamo. Oh, io qui perdo i famigli, chi me ne... cioè chi se ne frega, no?
Sì, un famiglio champ blocca 5-2. Adesso ci prendiamo 1, 2, 3, 4 danni più il 3, 2 di trample. Lui ha 5 turni per ucciderci, o 4. Mi sa che ce la fa, sai? Sta 5 ha giocato molto bene il nostro avversario. Veramente molto bene. Vado a fare un pre-ordine per vedere cosa c'è e per guadagnare Tanto un vediamo. E È certo. quel che cosa c'è? Un Blue Elemental Blast e Countess, perché era meglio vedere prima po' anziché tutte quelle terre che abbiamo pescato, ma vabbè. eventualmente possiamo guadagnare anche Ghostly 5 vita Flicker, con cioè Ghostly Flicker lo facciamo gratis, tra virgolette. Lui attacca solo con i volanti e un altro volante. devo stare attento ai bolt che potrebbe avere in mano per chiudere così. Abbiamo i Noi abbiamo counter. counter, ma lui, ripeto, cioè, dipende, perché secondo me ci ammazza, sai? E Allora, aspetta un attimo. gli regalo un altro famiglio. Poi farò Ghostly Flicker appunto per guadagnare delle vite gratis. Sono a 13, 13 sono veramente pochi. Ferisir, altro volante, lui 7 carte nel mazzo. Quindi ora fa pesca, va a 4K. Questo Augur of Bolas è una delle poche cose che posso bloccare. Gli... Mi stavo dicendo di counterarlo, però va bene lo stesso perché non lo Perché? faccio. Questo lo posso bloccare, tra virgolette, però vabbè, ci sono troppe creature, è riuscito a vincere, è stato molto bravo. Bravo Deka che sentirai Aspetta, questo aspetta. video. Oh, attenzione! Toh! Con un guadagno di punto vita. Con un guadagno di punto vita, adesso sicuramente arriverà un counter, noi abbiamo il contro counter. Vediamo se regge questa counter war. Forse sì. Ha retto. Allora, adesso direi di fare. Lui, noi abbiamo tre carte, non riesco a Se vedere bene. tre carte. Lui ha tre turni di vita, eppure noi non possiamo fare preordain. Te lo No, dico però prima. possiamo bloccare. Tutto ciò che non vola verrà bloccato. Ghostly Flicker ci darà una vita e basta. Questo è quello che faremo noi. Anzi, forse il ninja non glielo blocco, ovviamente. No, il ninja non attacca sicuramente, infatti. Lui ha questo. Sono 6 danni a noi, andiamo a 9. Lui pesca 2, poi ripesca. No, ci ammazza. Oh, Vediamo. attenzione, attenzione, questo è Questo buono. potrebbe Questo è un buono. po' svoltare. Questo è buono. Se entra, sì. È entrato. Quelli sono Entra. 2 vite, quindi adesso lui ci manda 3. Noi poi con Ghost. Se peschiamo Spell Blue che non è pescante. Non andiamo a 3 sullo stack dell'attacco, direi di fare Ghostly Flicker su Ephemerate e Terra. Prima che ci manda a Ephemerate 3 ci Terra. dovrebbe Che chiudere. vuol dire Ephemerate? Scusami, su. Cioè vuoi fare su questo? Sì, sulla terra e su un. Non uno 04, sul famiglia. Ok. Sì, l'ho fatto su famiglia. Perché dopo. Forse potevamo farlo prima per prendere Archeomante. Eh sì, questo non ci abbiamo pensato e io non Archeomante. sono un grande esperto del formato, purtroppo. No, però avrei dovuto pensare io prima, ero talmente concentrato a capire se ci ammazzava di Di giusti o carte. meno. Lui c'ha 2 turni. Noi qui andiamo a prendere nebbia, la vinciamo Ninja addirittura. ovviamente. Ninja perché può darsi che Ninja. ci ammazza di botto, quindi. Ninja, ninja. Quindi Ha pesca vinto. 2 carte. 2, No, ha 4, 5, 6, 7, calcolato tutto. 8. Ah, e c'ha pure un botto, ok. Ha pure un botto, sì. Forse Però dovremmo. occhio perché se noi abbiamo vista, invece no. Qui pesca di questo. Potrebbe avere doppio bolto comunque in mano. Se ha doppio bolt, bravo lui, però dai, quanti ce n'ha? Non so se gli side out perché. Allora, Archeomante dà vite e soprattutto riprende nebbia, che sarebbe proprio, insomma, molto Vediamo se molto buona. intanto. Ecco qua. Io direi di far prendere. Lui ha tutte le fatine. Aspetta, prendi Ephemerate. Non riesco a vedere bene. Ephemerate, manco è blu. Prendo Ghostly Flicker.
prendi questi video, vai. Almeno sul cast guadagno delle vite. Possiamo guadagnare quanti vita. Io rimetterei di nuovo morto Rimair come seconda scelta, così ci fa salire una creatura. Assolutamente, andava fatto prima, che noi guadagnavamo pure vite nel senso di carte nel mazzo. Sì. Arriva Spellstatter, noi siamo a 8, lui attacca con tutto e siamo morti. Ah, potevo fare preordain. Scemo. Io ho 4 blocchi. 1, 2, 3, 4, 5. Questi non so, 8 però, 3, 3, 6. Con il ninja. Avrebbe usato prima comunque. Sì, aveva Bolt. Teneva Bolt, lo avrebbe usato prima, ci avrebbe ammazzato. Vediamo, mi dispiace perché non mi sono accorto della morte di Myron, me la sono dimenticata. Qui c'ha ninja. Sono 8 ore. No, questi sono 7. Vediamo se c'è. Con ninja muore di monarca, tra l'altro. Bolt. No, c'è Bolt. GG, che è stata comunque una bellissima partita. Così come è stata una bellissima lega. Ovviamente, con due vittorie ci guadagniamo 50 play point. Marco, grazie mille per la tua pazienza. Abbiamo giocato partite lunghissime. Ci hai portato in questa avventura dell'UV Familiar. Quindi ti libero assolutamente subito. E ci vediamo ai tuoi eventi che, ripeto, si chiamano Lega Pauper Online. Cercateli, cioè, così dovete cercare Tarmogoyf Ita assolutamente su Twitter. Vi lascio il link in descrizione. Per oggi è tutto, come sempre. Grazie per aver guardato.